Eccoci! Come state? Si vede e si sente bene? Dovrebbe, eh? Allora, a vedersi si vede, ok? E se mi date anche conferma della qualità eh, del suono, cioè, è vero se si sente bene? Allora, vediamo un po'. Dovrebbe andare, eh? Ok, saluti, si vede e si sente bene, fantastico. Allora, eh, per la diretta di oggi, come, come ormai da un paio di settimane circa eh, succede, eh, la live dedicata all'archeologia. E poi alla fine della, mh, diciamo delle notizie comunque che, eh, che vi riporto oggi, parliamo un po' a ruota libera se volete, se vi fa piacere. Allora, eh, prima notizia del giorno: eh, parliamo di un atto di civiltà. E eh, questo perché eh, dopo 50 anni un uomo restituisce un reperto al, par un reperto al, par al parco archeologico di Pompei. E nello specifico parliamo di un frammento di eh, Anteissa raffigurante il volto di una donna, e queste tipologie di decorazioni venivano utilizzate come. Come decorazione appunto nelle domus. Eh, dopo tutto questo tempo, il visitatore si è pentito del furto e ha restituito il reperto eh, per posta, in forma anonima, alla soprintendenza archeologica, archeologica di Pompei. Il reperto era corredato da un biglietto di scuse che recita come segue: 50 anni fa ho asportato da un edificio, in, eh, un, eh, un, da un edificio questo frammento. Me ne vergogno e lo restituisco al proprietario, scusate. Allora, eh, intanto va bene, eh, vorrei avere da, da voi un pensiero su, eh, su, que su questo avvenimento. E intanto, personalmente, posso dire che comunque ehm, il furto non è una cosa che personalmente a me piace, perché comunque. Uh, però insomma non è la fiera dell'ovvio però uh, allo stesso tempo posso dire che mi fa molto molto piacere a dire la verità che um, comunque nonostante il parecchio tempo che è passato comunque ci sia stato comunque un pentimento e soprattutto si ha, um, la persona interessata ha avuto il um, coraggio di ammettere lo sbaglio commesso e um, so, a me fa piacere e comunque che sia stato restituito allora beh non è mai troppo tardi spero sia di esempio a tanti altri beh in realtà sì eh, ad essere sincero spero anch'io che possa mh, diciamo fungere da esempio eh, per tanti altri eh, furti che purtroppo avvengono eh, in determinate circostanze e, insomma intanto questa è la buona notizia di oggi insomma e allora se, vabbè, se poi dovessero esserci altri commenti, eh, li, li leggiamo dopo. Intanto vi riporto un'altra eh, notizia sempre archeologica. Eh, ma questa volta ci spostiamo a Roma. Eh, questo perché sotto il Colosseo sono stati, o meglio sotto l'area che riguarda il parco archeologico del Colosseo sono stati rinvenuti eh, alcuni resti di cavallo. Eh, il direttore del parco archeologico del Colosseo, la dottoressa Alfonsina Russo, ha commentato la notizia eh, con un post su Instagram, ovviamente corredato da foto, e mh, corredato da, mh, dal seguente commento. Eh, gli scavi effettuati presso l'avancorpo Adri Adrianeo della Domus Tiberiana sul Palatino hanno portato in luce tra i diversi rinvenimenti i resti di alcuni cavalli attualmente in corso di studio, verosimilmente furono oggetto di macellazione. Nei prossimi mesi vi annunceremo l'apertura della Domus in un percorso di visita inedito in cui saranno mostrati i restauri effettuati e le novità frutto delle recentissime attività di ricerca svolte in quello che fu il grande palazzo imperiale eretto dalla dinastia Giulio Claudia sulle pendici occidentali del colle. E per, quel, per quel che riguarda la riapertura del percorso turistico, è avvenuta, ehm, la, la riapertura è avvenuta lo scorso 1 febbraio e comprende il Colosseo, il Foro Italico e il Palatino ed è possibile effettuare eh, le suddette visite dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 16.30 con ultimo ingresso alle, alle ore 15.30. E come eh, na, da normative eh, sulla, sul contenimento della pandemia da Covid-19 Ovviamente il sabato e la domenica eh, saranno chiusi eh, com, sarà, eh, Le visite saranno chiuse, comunque tutta l'area E vorrei avere ovviamente un vostro pensiero anche da, questo, da questa notizia qui eh, Sei meglio del TG? Ci dai anche la buona notizia Beh sì, insomma, vabbè... Mh insomma ci provo insomma ah che bello brava la russo molto in gamba e allora comunque personalmente ecco non la conosco ehm, a dire la verità comunque mh, non ehm, non ho avuto modo di seguire in modo particolare eh, i lavori svolti per il parco archeologico ehm, del colosseo quindi ehm, non avevo ben presente chi fosse a diciamo a coordinare tutte le operazioni però comunque Devo dire che questa notizia comunque a me fa molto molto piacere, e comunque mh, mi sembra che la dottoressa comunque sia molto molto in gamba. In gamba insomma. E anche in questo senso, ehm, vabbè, eventuali commenti. Eh, la parte diciamo, insomma, il dibattito tra noi, magari lo lasciamo a dopo. Forse, meno di, altre, di altri commenti. Aspetto qualche secondo, eh. No dai aspetto qualche secondo dai. E comunque ecco. Aspetti, aspettiamo un pochino perché ovviamente c'è sempre un po' di ritardo nella chat purtroppo. Ha fatto molte cose da quando dirige il parco del Colosseo. Non so se hai visto per esempio i restauri al tempio di Vesta o i lavori sugli affreschi, tantissime cose. No, eh, in realtà no, pu ripeto, purtroppo non ho avuto modo di, mh, di seguire in modo così attento tutti, mh, il, tutto il grande lavoro che c'è dietro al, al Parco del Colosseo e insomma tutte le cose fatte fino adesso, perché ovviamente poi tra mh, diversi impegni, compresa da poco tempo come saprete, l'università comunque eh, non ho più... Mh, molto tempo purtroppo per dedicarmi a comunque ad andare ad analizzare determinate circostanze, però insomma, mh, mi fa molto molto piacere, insomma, leggere tutte queste eh, tutto questo impegno e questi risultati ottenuti, a me fa solo che piacere, insomma. E comunque allora vado allora un pochino avanti, e la prossima notizia eh, rigua riguarda l'Egitto, questo perché sono state rinvenute due mummie con un piccolo dettaglio dall'enorme potenza evocativa. E questo dettaglio eh, particolarmente importante riguarda eh, la lingua d'oro eh, che, che sono state rinvenute sul corpo di queste, insomma, su queste mummie. E secondo le tradizioni funerarie dell'epoca, queste lingue d'oro servivano al defunto per poter parlare con Osiride, ovvero il dio dell'oltretomba, e insomma serviva per il trasporto delle anime e, e soprattutto per la sopravvivenza delle anime dopo la morte. E già da questo dettaglio, comunque eh, possiamo stabilire che co con certezza che, comunque, eh, i reperti eh, a parte siano databili quantomeno a quantomeno 2000 anni fa. E... E eh, nello specifico comunque la scoperta è stata effettuata eh, ad Ovest di Alessandria Ovviamente eh, mi piacerebbe avere un, un vostro commento anche eh, su questa notizia Molto veloce però comunque secondo me eh, particolarmente importante Allora, trovi tutto sulla pagina Facebook del parco Quando hai tempo guarda, è bellissima, con molto piacere davvero mm. Comunque, no. allora, comunque, tornando ecco, alla notizia mh, di questo rinvenimento. Allora, eh, la storia di Egitto, a dir la verità, a me interessa particolarmente. L'ho sempre trovata eh, particolarmente interessante. E mi è sempre appassionato molto a dire la verità. Eh. L'Egitto è una terra che a parer mio. L'Egitto e le sue meraviglie, sì, è una terra secondo me da, mh, fantastica e che ha una storia bellissima, davvero, molto molto ampia, vasta e interessante soprattutto. E sul, in realtà sull'Egitto ho un aneddoto particolare, tanto mh, che ne stiamo parlando eh, ve lo racconto. Eh, la mia, mia mamma voleva, ha sempre voluto andare in Egitto. Eh, solo che per un motivo o per un altro comunque non, non ha mai avuto modo di andarci. Poi, quando si sposò, ehm, quando si sposò con mio padre, l'idea era, era quella di andare in Egitto per ehm, la luna di miele. Solo che, eh, per la prima volta eh, nella storia della mia città, eh, ehm, era stato accettato il ricorso per le amministrative, quindi si è di corsa dovuti tornare a votare. E, insomma per l'impegno che ha sempre messo la mia famiglia in politica comunque erano impegnati anche loro con questa campagna elettorale quindi di corsa a votare quindi viaggio di nozze molto molto veloce e molto, soprattutto molto più vicino rispetto all'Egitto qualche tempo dopo mh, con, con un po' più di tranquillità si stava pensando eh, di, eh, di fare questo viaggio solo che ho mh, come dico spesso, un po' scherzando, ho fatto cucù, quindi sono nato io eh, ormai nel, 90, nel lontano 98 e la pediatra eh, assolutamente ha proibito lo spostamento in Egitto prima dei sei anni. Dopo, quando ero in procinto di mh, compiere sei anni nel 2004, nasce mio fratello. Quando mio fratello era in procinto di compiere 6 anni scoppia la guerra in Egitto, poi una serie di altre cose, compreso il terremoto purtroppo da matrice in tutto il centro Italia, e poi da ultima la pandemia Covid purtroppo non... dopo 25 anni di matrimonio, quest'anno saranno 25 anni di matrimonio e non solo, mia madre compirà anche 50 anni quest'anno, ancora niente Egitto. A me viene da sorridere perché, comunque, mh, rido perché, per non rosicare, insomma. Quel Roma si dice rosicare. Faccine dispiaciute? Beh, comprensibile. Però, comunque, no. mh, sono state diverse circostanze che, comunque, mi hanno sempre fatto sorridere perché, come direbbe il buon Alessandro Manzoni, questo viaggio non sa da fare. <ride> no, Scherzo, scherzo. Ci, ci si riuscirà il modo di. Mh, ci, si troverà il modo per andarci. Comunque. E mi sono dilungato in realtà anche troppo, e comunque andando avanti eh, con archeologia, eh, ci spostiamo a Milano. e Questo perché, durante gli scavi per la costruzione di un edificio all'avanguardia, comunque molto ecologico e architettura moderna. Eh, durante scavi, i cosiddetti scavi preventivi per ehm, cominciare a gettare le basi per la costruzione di questo edificio, sono state rinvenute mura delle mura risalenti al Medioevo. E il rinvenimento è avvenuto nei pressi per essere più precisi, nei pressi dell'atrio della stazione dei Amicis so della linea 4 della metropolitana. Eh, vorrei sapere da voi anche, mh, anche in questo senso cosa ne pensate e. Mh, a me fa molto molto piacere, eh, storia medievale, che come vabbè, saprete se, mh, visto che comunque ne parliamo spesso durante le live, e ho avuto in realtà mh, molte volte, di molte volte ho avuto modo di esprimermi eh, sul Medioevo. Saprete che è un periodo storico che personalmente apprezzo molto, mo veramente ma tanto. E storia medievale che ho anche nel piano di studi ehm, all'università che era eh, ce l'avevo tra le scelte eh, per, come materia facoltativa e l'ho scelta in quanto poi mh, quando sarà tra tre anni che dovrò andare a prendere la magistrale la vorrei, fare, la, vorrei la vorrei prendere in storia contemporanea barra storia moderna quindi Beh, avrò anche modo di approfondire la materia, ehm, diciamo mh, quel lasso di tempo de del Medioevo, quindi magari mh, ne potremo parlare anche più approfonditamente, eh? non solo sotto il livello storico. Eh, mh, il Medioevo è stupendo, adoro, ve veramente anch'io è molto molto bello. È un, un periodo storico che, mh, ripeto, mh, a me a attrae molto trovo molto molto interessante che mh, ha avuto degli aspetti secondo me inimi inimitabili poi ehm, comunque ha avuto delle circostanze molto molto importanti si sono toccate delle punte ehm, diciamo di qualità eh, particolarmente importanti su tutta la, l'architettura e secondo me anche la, la letteratura non dimentichiamo comunque il Medioevo mh, ci ha dato veramente, veramente tanto. Abbiamo, mh, per esempio, mi viene da pensare a Dante, a Petrarca, a Boccaccio e via discorrendo. e Abbiamo avuto mh, delle edificazioni, delle costruzioni particolarmente importanti, anche mh, sotto il profilo stilistico. A me, lo stile mh, che ha, mh, com, più che come è nato, comunque come si è evoluto il Medioevo, soprattutto nel XV e nel XVI secolo, sotto il profilo architettonico, a me fa impazzire. Le strutture soprattutto ecclesiastiche edificate in quel periodo, mi mandano i matti perché mi piace detta molto semplice perché le trovo semplicemente stupendo. Più che altro per la cura dei dettagli. La cura dei dettagli secondo me è fantastica. E come sappiamo comunque sono i dettagli a fare tutta la differenza del mondo. Quantomeno io la penso così, insomma. Però va bene, questo vabbè, poi è un discorso che magari approfondiremo più in là nel corso del tempo. E, prossima notizia, ci spostiamo a Stonehenge. Eh, questo perché eh, durante gli scavi sotterranei per la realizzazione di un'autostrada sono state rinvenute eh, delle tombe risalenti al Neolitico. E ad annunciare la notizia è la Wessex Archaeology, ovvero eh, l'organizzazione che sta studiando l'area. Il team di archeologi che ha fatto la scoperta ha rinvenuto anche un recinto a forma di C risalente all'età del bronzo. Eh, oltre ciò sono stati rinvenuti anche antichi strumenti e ceramiche che forniscono anche prove dell'attività umana nel sito risalenti ad oltre 7.000 anni fa. Scusate? E un altro reperto che ha destato in realtà particolare attenzione nel gruppo di studiosi riguarda un piccolo oggetto di scisto eh, che è stato rinvenuto nella tomba di una donna, mh, dei primi studi effettuati risulta avere aver avuto un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e la cui sepoltura sarebbe avvenuta all'incirca 4500 anni fa. L'archeologo Matt eh, Leivers ha commentato come segue. È un oggetto unico, non ne abbiamo mai visto uno di questo tipo in precedenza. Possiamo solo ipotizzare di cosa potrebbe trattarsi: una coppa cerimoniale intenzionalmente danneggiata prima di essere mh, collocata nella tomba, oppure il cappuccio terminale di un bastone o di una mazza. E anche in questo caso vorrei avere eh, da voi un pensiero comunque eh, su questa scoperta e anche in questo caso comunque vabbè, avrete capito che a me piace molto la storia e oltre che all'archeologia sono molto molto appassionato di storia tanto che in realtà il mio, il mio intento, la mia volontà è quella di andare ad insegnare storia, ad essere sincero però comunque ecco, eh, la storia eh, risalente a quel determinato periodo storico ovvero a quella del, del Neolitico comunque poco precedente e poco successiva eh, mi ha sempre in realtà mh, incuriosito particolarmente perché eh, per quel che mi riguarda la vedo come un periodo eh, molto molto lontano rispetto a quello che stiamo vivendo oggi e per questo è molto diciamo misteriosa, possiamo dire misteriosa, e che ha, secondo me, almeno ancora molte, mol molte cose da, mh, da, poter, eh, da poterci raccontare, quindi mh, mi suscita particolare interesse, sì. Figo, potrebbe essere stata spezzata per un rito funebre, chissà Sì, potrebbe Potrebbe anche essere stato un rito funebre Perché comunque ehm, ehm, Nonostante comunque, ecco, siano passati davvero Migliaia e migliaia di anni Comunque l'uomo è sempre La razza umana è sempre stata Convinta del, dell'esistenza di, un, di, un, di una forza superiore Quindi eh, potrebbe essere tranquillamente stato un un rito funebre senza troppi problemi, eh. Allora, eh, i commenti, va bene, nel caso li, li leggiamo dopo. Prossima notizia, ci spostiamo in Israele. Eh, questo perché, sempre un gruppo di archeologi, questa volta mh, per, mh, era, era un gruppo di archeologi misti, diciamo, tra virgolette, perché erano un po' francesi e un po' israeliani. Eh, questo gruppo eh, ha rinvenuto i simboli più antichi mai realizzati dall'uomo, soprattutto in quella determinata area geografica, e si tratta di un piccolo frammento osseo di un animale preistorico risalente a circa 120.000 anni fa. Eh, la scoperta è stata annunciata dalla ricerca eh, pubblicata sulla rivista Caternary International. E per essere più precisi, la scoperta è avvenuta nella regione di Ramle, eh, che si trova nel centro Israele. Più, nel centro Israele. E le incisioni hanno una lunghezza compresa tra i 38 e i 42 mm e sono state incise su un osso di uro. Eh, L'uro era un bovino di grandezza consistente che vabbè, ormai si è assinto, ma comunque era molto molto comune in epoca preistorica e soprattutto in Medio Oriente. Dai primi studi effettuati dall'Università Ebraica, dall'Università di Maifed e dal Centro eh, Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica è stato eh, stabilito che le incisioni sono state realizzate con, eh, con della selce. Eh, questa scoperta è di una importanza rilevante perché rafforza l'ipotesi che gli esseri umani eh, abbiano utilizzato per la prima volta. Il simbolismo durante il Paleolitico medio. Che mh, quel periodo storico che va dal 250.000 al 45.000 avanti Cristo. Il ricercatore Jossi Zeiden, Zeidner ha spiegato che il sito eh, nel quale è stata effettuata la scoperta veniva probabilmente utilizzato o come accampamento o come punto d'incontro per i cacciatori del Paleolitico. Eh, luogo comunque in cui venivano sacrificati gli animali catturati. Uh, sempre secondo il dottor, dottor Zaider il frammento potrebbe essere un simbolo della connessione spirituale che i cacciatori avevano con gli animali che hanno ucciso. E sempre il dottor Zaider comunque ha anche rilasciato in realtà un commento un po' più lungo su questa scoperta e le sue dichiarazioni sono state le seguenti. <coughs> È giusto dire che abbiamo scoperto una delle più antiche incisioni simboliche mai trovate sulla Terra e certamente la più antica nell'area del, nell del Medio Oriente. Questa scoperta ha implicazioni molto importanti per capire come si è sviluppata l'espressione simbolica negli esseri umani. Allo stesso tempo, sebbene non sia ancora possibile determinare l'esatto significato di questi simboli, sappiamo che la ricerca futura riveli eh, quei dettagli chiave. Eh, ovviamente va bene, anche in, allora, questa era eh, l'ultima notizia che io mh, mi ero segnato per oggi e vorrei avere come sempre ehm, una vostra eh, opinione, comunque mh, vorrei comunque un po' parlare con voi di quel che è stato mh, anche di questa scoperta, insomma secondo voi che mh, quanta rilevanza ha, che importanza ha e che implicazioni potrà avere poi anche diciamo sulla conoscenza sulla nostra attuale conoscenza sul mondo preistorico. E, comunque ecco. Poi va bene. Siamo eh, comunque vorrei, parliamo un pochino di, di questa notizia. Poi ci, ci diciamo ci dedichiamo un pochino di più alle, alle, alle chiacchiere a ruota libera. Diciamo, applausi, faccina con, faccina con i cuori, con gli occhi a cuore, tutto bello, beh, sì, molto bello. A me, ripeto, comunque mh, quel determinato periodo storico affascina parecchio, perché, comunque, ripeto, essendo particolarmente lontano e per certi versi ancora molto misterioso, eh, mi incuriosisce molto e vorrei approfondirlo maggiormente. E una cosa che eh, diciamo, diciamo spesso qui in live, perché comunque ci son, mh, ne parliamo un poco di notizie mh, di archeologia in Medio Oriente, comunque il Medio Oriente si è rivelato un'altra volta un'area um, un geografica particolarmente importante e soprattutto significativa per, um, per le scoperte di, eh, di, comunque di pezzi di storia um, di tutti, un po' di tutto il tempo e, um, comunque secondo me, ripeto, come dico quando parliamo di Medio Oriente ha ancora tantissime altre cose da poter raccontare Insomma spero se ne possa, si possano fare più scoperte possibili in questa zona del mondo che a parermi almeno è stupenda Diciamo che ogni scoperta va messa in correlazione a tutto il resto Credo che sarà interessante sapere il proseguito degli studi su tutte le recenti scoperte Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo Comunque tutte le epoche storiche sono affascinanti, tranne quella attuale che fa un po' pena eh, sì, la, la storia, comunque io parlo in realtà anche da appassionato, eh, quindi magari potrei avere un punto di vista in realtà distorto su, sull'argomento, non, non lo escludo. E, il periodo mh, storico che stiamo vivendo oggi, a parer mio, è un, è un, un periodo storico particolare, che nasce da, diciamo, da condizioni particolari perché arriva in un momento dove... Mh, cioè, siamo possiamo quasi dire comunque una generazione diciamo compromessa diciamo tra virgolette da diverse cose comprese social network, reality show e cose similari che comunque mh, non dico che ci hanno inebetito, però comunque hanno mh, avuto un'influenza a parer mio negativa purtroppo mh, su almeno due o tre generazioni secondo me mm. Sarò schietto e forse anche un po' cattivo, però forse mh, ci tengo ad essere sincero, insomma. Anzi, in realtà sarei anche impopolare, sono impopolare a dire la verità, però. Dai. Comunque. E allora, per quel che riguarda mh, le chiacchiere a ruota libera, non so di cosa vogliamo parlare. Il fatto è che questa epoca non lascerà nulla del suo passaggio su questa terra molto triste devo dire beh sì mi trovo d'accordo e purtroppo mi trovo d'accordo a dire la verità perché comunque mm, mi dispiace comunque guarda forse questo determinato periodo storico lo ricorderemo forse per la pandemia da covid-19 credo mm. comunque allora di cosa mh, vogliamo parlare, in particolare? Abbiamo qualche, mh, qualche argomento, non so... In realtà anche diverso, anche diverso dal solito, eh, nel senso... Mh, no, adesso sono un paio di settimane che portiamo archeologia e lettura, però ecco, se, vole, se volessimo tornare a parlare un po' anche di calcio, di serie tv, film, non so, un confronto. Ecco perché... Ecco perché io seguo tutte le tue dirette, sei uno dei pochissimi giovani a occuparti di queste cose Ma sì, ma diciamo che comunque mh, per indole sono portato comunque, poi ecco, essendo appassionato di storia Comunque sono sempre stato dell'idea che il mondo sia un insieme di corsi e di ricorsi storici Quindi mi piace anche un po' andare a confrontare quello che è stato quello che è il periodo che viviamo con quello che, mh, che è stato anche poi nel corso del tempo. Spero che i giovanissimi riprendano il timone e riescano a raddrizzare la nave. Beh, guarda, in realtà questo è l'intento che... Eh, o meglio, mh, questo è quello che intendo fare con... Mh, quando sarà tra qualche anno che mh, finito, finito il percorso di studio universitario. E quando mi sarà possibile poter poi andare ad insegnare ai ragazzi, comunque ehm, il mio obiettivo primario sarà questo, comunque di dare il mio contributo per formare poi eh, la una, diciamo una classe dirigente del futuro che mh, ragionerà con la, con la testa e che sarà in grado comunque di migliorare in questo paese, in questo mondo, insomma in un po' più generalmente. Mm, sì. <coughs> comunque allora vediamo un po in tutto questo allora in tutto questo eh, non so ripeto vogliamo parlare mh, la scuola ha una grande responsabilità quindi anche una grande opportunità così anche le famiglie sì le famiglie soprattutto allora la scuola eh, come la mia maestra mi diceva spesso, meglio no, la mia maestra, insomma, mh, più avanti non, non era l'elementare, comunque verso la, la fine della seconda metà del liceo. Ehm, con i professori, comunque, ri, mh, essendo comunque un po' più, un po più maturi, eh, riuscivamo a fare comunque, facevamo dei discorsi un po' più argomentati, diciamo, un po' più complessi. E uno di questi era il fatto che mh, i ragazzi, soprattutto i bambini, passano a scuola la maggior parte del proprio tempo, quindi l'insegnamento non è che è importante, è fondamentale per la crescita delle per, eh, della persona, di quella che poi un domani sarà un, sarà un uomo, una donna, comunque sarà il genere umano del domani. Quindi la scuola ha una grandissima responsabilità, eh, che è quella di formare poi eh, il mondo che verrà, è una cosa che... Mm, non va sottovalutata in alcun modo a parer mio che anche an anzi credo che debba essere in realtà mm, tenuta maggiormente in considerazione ad essere del tutto sincero eh. insomma poi mm, il mio intento insomma per quel che mi è concesso nel mio piccolo è quello che intendo fare insomma mm. insomma sperando comunque di, di reggere insomma allora Vediamo un po', allora Real Sociedad United partita di. ve lo dico così, eh, partita era di eh, Champions League, se non ricordo, o era Europa League, no mi sembra Europa League. Si giocherà a Torino. E il comunicato ufficiale recita come segue, scusate. La UEFA ha confermato che la partita eh, di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Real Sociedad de Football e Manchester United FC eh, si, si svolgerà allo Juventus, allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita, 18 febbraio 2021 e l'orario 18:55 CET rimarranno gli stessi. E questo era il comunicato della UEFA. E La UEFA desidera ringraziare la Real Sociedad de Football e il Manchester United FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione eh, Così come la Federcalcio Italiana e la Juventus per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione Questo era il comunicato del UEFA E così Diretto senza troppi problemi <coughs> Allora poi ehm, altre notizie di eh, calcio. Così non mi sembra di vederne particolarmente importanti. Allora. Eh. allora, io devo andare. Scusa, grazie Marco per le belle notizie. Ci vediamo giovedì, giusto? Sì, allora il prossimo appuntamento è per eh, questo giovedì, eh, che sarà giovedì. 11. Se, se la mente non mi inganna, sì, giovedì 11. Che andiamo avanti con la lettura di Latinoamericana, che, mh, quindi vabbè, continuiamo con il viaggio del comandante Guevara in uh, Sud America, e questo è quanto. Allora, io non vedo altri eh, vostri commenti e altre vostre notizie, quindi, eh, o meglio, non vedo altre notizie eh, che potrebbero risultare di particolare interesse eh, per voi, quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che comunque anche per tutto il corso della diretta e ci vediamo appunto giovedì 11 con il diario del comandante Guevara e poi sabato con Harry Potter e la pietra filosofale. Vi ricordo che nell'info box del canale Twitch trovate i collegamenti eh, ai miei social che sono eh, principalmente Instagram, Facebook e Twitter e dove potete volendo se volete girarmi eh, un, argomenti che volete trattare durante il corso de delle live principalmente del martedì o comunque se sono argomenti a tema che ne so a tema Ceguevara, me le mandate ne parliamo il giovedì. Oppure a tema Harry Potter ne parliamo il sabato. C'è anche il collegamento sempre nell'info box del mio canale Twitch. C'è anche il um, collegamento al mio sito dove eh, ogni tanto parlo di tematiche similari a quelle che che, delle quali parliamo in live. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.